altrici, no, poi ci sarà uno storiello di cui parleremo successivamente, questo rientra un po' più del folklore che della storia. Fatto sta che Napoli viene conquistata dai Giacobini e la monarchia cede il posto alla Repubblica Napoletana, Unga e Indivisibile. Il primo presidente, caro Silvio, di questa Repubblica è un uomo di questa terra, che era Carlo Lauber, che era di Teano, quindi a pochi decine di chilometri da qui. Quindi abbiamo avuto la nostra responsabilità dell'essere, come dire, collaborazionisti con gli invasori. Nel frattempo i regnanti borbonici stavano in Sicilia e pensavano a come parare il colpo, perché si credeva che i Giacobini, dopo essersi assicurato il controllo di Napoli e del resto del regno, avrebbero prima o poi proceduto verso l'isola, e quindi nel tentativo di mettere fine completamente al regno delle due Sicilie, anzi ancora era il regno di Napoli. Mentre però si decide di come rinforzare le coste delle manovre difensive da adottare, si presenta a corte di Re Ferdinando, si presenta uno strano personaggio, che è questo cardinale Fabrizio Ruffo, cardinale Santa Maria della Chiesa, Fabrizio Ruffo, che era un appartenente alla nobile famiglia calabrese, che già aveva dato molta buona prova di sé a servizio dei pontefici a Roma, dove fu protagonista di alcune riforme che per quei tempi definite veramente straordinarie, e propone una cosa che quasi fa sobbalzare dalla sedia il re e la regina. Dice: ma perché voi pensate a difenderli? Attacchiamoli, andiamo là ad attaccarli, non aspettiamo che vengano in Sicilia, passiamo lo stretto e portiamo in guerra e facciamo in guerra. Il che lascia un po' di stupore, perché l'esercito ormai non c'era più. E allora i regnanti si chiedono: sì, ma con quali mezzi, con quale forza? Non abbiamo più esercito, non vi preoccupate, ci penso io ad iniziare le mie infedeli calabresi, perché ripeto, lui era nativo di Calabria e quindi aveva il fratello, era un grosso possidente del Vero della Calabria, e quindi il primo numero dell'esercito fu costituito proprio dai vassalli calabresi, dai contadini, dai braccianti, tutti quelli che lavoravano al servizio sia del cardinale che del fratello. Fatto stato che dopo qualche tentennamento a corte si dice: vabbè, proviamoci, tanto, che ci rimettiamo, insomma, proviamo, è tutto perso, vediamo un po' che cosa di buono esce fuori. Ruffo si sposta da Palermo prima a Messina, incontra questo Domenico Petromasi, che è l'autore di quella cronaca di cui stasera presentiamo il libro. Domenico Petromasi era un dottore di Augusta che si trovava per tutt'altre missioni a Messina, viene conquistato da questo progetto del cardinale Ruffo ed è uno che tra i primi 5, 6, 7 persone che segue il cardinale Ruffo dell'impresa. Poi sarà commissario, verrà nominato colonnello, sarà commissario per la sussistenza, quindi svolgendo ruoli importantissimi, e seguirà l'impresa del cardinale Ruffo dall'inizio fino alla fine. Ecco perché la sua cronaca, scritta nel 1801, quindi a pochi mesi dagli eventi, uno di quelli, se non parziale, se non imparziale, perché lui faceva parte di quella spezie sicuramente molto, molto, molto sistematica, molto precisa, molto meticolosa ed anche molto destra in alcuni passaggi, che poi, se poi avete la pazienza di leggere. Il Ruffo si sposta in Calabria e arriva proprio dei suoi possedimenti, e qui inizia a costituire questo suo esercito. Nel breve volgere di un paio di settimane, lui riesce a mettere insieme 20.000-25.000 persone. Quando questo esercito prende la consistenza, si inizia a partire, a risalire la penisola verso Napoli. L'esercito che qualcuno, le cronache ci dicono l'esercito della Santa Fede, in effetti si chiamava Armata Reale e Cristiana. Perché reale? Reale in quanto era la diretta emanazione della monarchia borbonica, quindi Ferdinando IV di Borbone. Cristiana perché si rifaceva ai valori del cattolicesimo, del cristianesimo. Ed è qui la speciale intuizione, la felice intuizione del cardinale Ruffo. Perché di fronte ai valori dell'ateismo propugnati dai Giacobini, voi sapete che i Giacobini vengono in Italia, soprattutto nel regno di Napoli, e se la prendono con dei simboli ben precisi contro le chiese, contro le croci. Le chiese vengono
vengono trasformati in stalle di cavalli. A Montecassino, l'abbazia di Montecassino, l'antichissima abbazia di Montecassino, viene distrutta e si fanno le processioni oscene con degli asini vestiti da abate mentre si suona la Marsigliese. Ecco, i Giacobini erano questi. Mi spiace che Claudio non ha fatto vedere degli spezzoni, perché veramente ci sono delle cose veramente che fanno rabbrividire. Cardinale Ruffo pensa: io di fronte a questo rigurgito di ateismo devo contrapporre i valori tipici della popolazione regionale, i valori tipici della Chiesa, della cristianità. E da partitamente fece un po' come fece Massenzio parecchi anni prima a Ponte Milvio, quando Costantino combatté e sconfisse Massenzio perché aveva avuto in sogno la croce, no, signor Inches, no, quello che sappiamo tutti quanti. Ecco, Ruffo fa la stessa cosa e da partita riesce a sconfiggere un paio di occasioni questi eserciti che da Napoli arrivavano, questi contingenti che da Napoli arrivavano per cercare di sbandare la strada. Fatto sta che dopo aver superato tutte queste difficoltà, prima di tutte la sussistenza, in cui la bellissima, brillantissima prova di sé, il Petrocasi, che riesce sempre ad assicurare gli approvvigionamenti a questo esercito, che non è un esercito nel vero senso della parola, ma era più che altro una serie di armata o anche di volontari, e quindi non aveva l'ordinamento e l'organigramma proprio militare. Fatto sta che il 13 di giugno l'armata del cardinale Ruffo arriva alle porte di Napoli. Alle porte di Napoli c'è l'unica battaglia con i Giacobini. Al ponte della Maddalena c'è una battaglia molto feroce, dove cade il generale Mirz, che era il passato all'esercito napoletano, ai Giacobini, perché anche in quell'occasione ci furono molti tradimenti. Poi si ripeterà la storia del 1860, ma questa è tutta un'altra storia che magari avremo modo di raccontare un'altra volta. Il 13 di giugno, comunque, vede sconfitta l'armata giacobina al ponte della Maddalena e il cardinale Ruffo può entrare finalmente in Napoli. E qui viene quella storiella di cui parlavamo prima, essendo il 13 di giugno la festa di Sant'Antonio. Allora l'armata del cardinale Ruffo adotta come santo Sant'Antonio, e degradando un po' San Gennaro si era dimostrato favorevole ai Giacobini, facendo sciogliere, chissà quando sarà la storiella, che i napoletani, sapete, sono molto fantasiosi e quindi hanno esperienza da mettere in tal senso. Riconquistato il regno, il cardinale Ruffo lo mette a disposizione del re Ferdinando IV. Il quale Re Ferdinando IV ora non si fida ancora di lasciare Palermo, perché c'erano ancora dei focolai di resistenza, in Abruzzo ancora si combatteva, nelle province ancora c'erano questi Giacobini e i filo Giacobini con i collaborazionisti locali che non avevano ancora deposto completamente le armi. Fatto sta che Ferdinando IV tenta un po' prima di rientrare a Napoli, rientrerà qualche mese più tardi verso la fine dell'estate. Con rientro di Ferdinando IV a Napoli inizia la cosiddetta fase della restaurazione, e su questa ci dobbiamo soffermare sia pure brevemente. La fase della restaurazione al 1799 è quella che è cosiddetta la pagina nera, no, della storia d'Italia, perché, o per la storia del meridione soprattutto, perché si ritiene che questa restaurazione adottata da Ferdinando IV e dalla regina Maria Carolina sia stata quella che abbia decapitato la classe dirigente del regno del 1799. In effetti vennero delle giunte di scrutinio, che erano dei tribunali speciali che erano stati allestiti a luogo per giudicare i traditori che avevano favorito l'avvento degli invasori, ma traditori anche perché avevano sponsorizzato il passaggio dalla monarchia alla repubblica, un reato di lesa maestà, forse il reato più grave che possa essere concepito. Queste giunte di scrutinio mandarono a morte all'incirca 120 persone, 99 sono quelli che stanno scritti sulla famosa colonna di Piazza dei Martiri, sono un'altra ventina che sono stati messi a morte prima che venissero favoriti dal giudizio di Roma. Per convenzione diciamo che 120 persone vengono condannate a morte da questi tribunali speciali, altri vengono condannati a pene detentive, altri all'esilio, insomma, però diciamo la pena capitale, vengono condannate all'incirca 120 persone.
contro la volontà del cardinale Ruffo, attenzione, perché il cardinale Ruffo era uno di quelli che premeva per la clemenza, perché mentre Ferdinando IV e soprattutto la regina Maria Carolina, soprattutto supportata dall'ammiraglio Nelson, l'inglese ammiraglio Nelson, che voleva usare la mano di ferro, alla fine riuscì a imporre la sua volontà, tant'è vero che il cardinale Ruffo nel settembre, qui a 1799, disgustato anche un po' da questa irriverenza, diciamo, della corte napoletana che ha avuto nei suoi confronti, che pure aveva riconquistato il regno, decide di ritornare a Roma e di mettersi di nuovo al servizio del Papa. Tra queste 120 persone ricordiamo Leonora Brunetta Alfonseca, ricordiamo Cirillo, ricordiamo Pagano, ricordiamo Ammiraglio Caracciolo e tutte quelle cose che abbiamo, tutte quelle persone che abbiamo. Che abbiamo studiato quando andavo io a scuola e quando andavate sicuramente anche voi a scuola. E su questi 120 martiri, 120 patrioti messi a morte dal carnefice Borbone, così va a dire, sui libri di testo, è che si impervia tutta la negatività della storiografia, della vulgata storiografica dominante relativamente ai fatti del 1700. E ci può anche stare, diciamo così, che ci siano compiuti degli eccessi, perché forse se a prevalere fosse stata la linea della moderazione e della clemenza che veniva sponsorizzata, come si vuol dire, a cardinale Ruffo, forse avremmo avuto sicuramente un giudizio meno severo. Il problema è che questi giudizi però sono sempre di parte, perché? Perché è vero che si vedono i 120 martiri, 120 patrioti cosiddetti che sono stati giustiziati da una regolare sentenza pronunciata dal tribunale. Attenzione, cioè sono state esecuzioni sommarie. Il tribunale sono dei verbali voluminosi dei processi ai patrioti che si concludono con la pena di morte, perché quello era un reato, era un reamento penale vigente nel Regno d'Italia da allora. Decretava per quel tipo di colpa, per quel tipo di reato che sapeva, è stata pena di morte. Quindi non è che ci sia stato un abominio giuridico, cioè i giudici si sono limitati ad applicare la legge. Si poteva avere più clemenza? Sì, forse era preferibile che il cardinale Ruffo, la linea del cardinale Ruffo passasse, però alla fine è stata la scelta e i giudici hanno determinato questa linea così dura. Però, signori miei, c'è un qualcosa che non quadra, perché vi ricordate che prima ho detto io dei 10.000 lanzari che sono caduti al ponte della Maddalena a Porta Capuano? Chi li conosce i nomi? Chi conosce il numero preciso di queste persone che sono morte combattendo contro gli invasori che venivano ad invadere la patria, la loro patria? Ci ha pensato mai qualcuno a questi 10.000 poveracci che hanno dato la morte? Sì, qualcuno ci ha pensato, sono stati francesi, non i nostri storici. Sono stati gli storici francesi, i generali francesi che hanno avuto parole di elogio per questi poveretti, per questi lanzari senza volto e senza nome che si sono opposti e hanno dato la vita per combattere, per tenere la patria distante e distinta dall'invasore. Ma poi c'è un altro particolare che si tenta di ignorare, ed è un particolare gravissimo, e di questa storiografia credo debba fare ammenda il più presto possibile. Quando i francesi iniziano a ritirarsi dal regno di Napoli, e questo già succede a partire dalla fine di febbraio, dalla fine di febbraio di marzo 1799, si ritirano seguendo due strade, una strada costiera che è l'Appia e la strada interna che è la Consolare, che è la Casilina, che è quella che diceva Claudio, che più o meno parallela alla via Latina, l'attuale tracciato più o meno della via Casilina. E qui le combinano di volte e di brutte, ci sono passati indescrivibili. Se voi andate, io non so a Conca com'è la situazione, se ci sono ancora i libri mortuorum nelle parrocchie, però se voi andate nei comuni della media valle del Liri, da Cassino, allora San Germano, fino a Sora, quindi a due passi da qui, e andate a consultare i libri mortuorum, sono pieni di persone morte, persone comuni, come noi, morte e uccise dai francesi. Perché i francesi, ritiratosi in tutta fretta, rubavano, depredavano, uccidevano, violentavano, perché avevano, innanzitutto perché avevano fame, quindi si dovevano approvvigionare, e poi si lasciavano andare a dei crimini aberranti.
a Cassino, come ho detto prima, viene distrutta completamente l'abbazia di Volterra, sì. Vengono date alle fiamme i documenti di archivio, vengono fatte processioni oscene della basilica, con le preziose pergamene antichissime ci vengono incartati i salari, vengono trafugate opere d'arte, vengono uccise 200 persone in piazza a Cassino, più degli uomini religiosi di Santa Rita. E questo si verifica, si ripete a Piedimonte, questo si ripete ad Aquino, questo si ripete a Roccasecca, questo si ripete anche ad Arce. Arce è un comune che si trova tra San Germano e Sopra. Ad Arce vengono ammazzate una trentina di persone, tutti scritti e riportati su libri molto. Di queste 30 persone viene ammazzato un certo Filippo Vanducci, e io lo porto sempre come esempio, 90 anni. Ma vi sapete spiegare un novantenne quale insidia poteva costituire per un esercito francese che si ritirava? E viene ammazzato anche quello che sui registri mortuorum viene definito il figlio di Luigi Cervini. Non c'ha neanche un nome, perché era un bambino di pochi giorni. E la cosa vergognosa e la cosa raccapricciante è che il sacerdote che compila l'atto di morte scrive oggi, era del maggio dell'aprile del 1799, è stato ucciso ad Arce il figlio di Luigi Cervini mentre si trovava ad Ubera Matris, perché era in latino, ad Ubera Matris, sapete che significa? Mentre stava allattando dal signore della mamma. Cose aberranti. Ma di questo chi ne aveva parlato? Avete mai sentito queste cose? Ma c'è di più. Proseguono i francesi verso Sopra e arrivano ad Isola Lir, il giorno di Pentecoste. 13 maggio 1799. 12, scusa. Ebbene, qui uccidono a Isola Lir, città delle cascate, penso che abbiate la città bellissima. Vengono uccise, udite bene, 537 persone, di cui 250 si erano rifugiate alla chiesa di San Lorenzo vicino alle cascate, credendo di avere salva la vita. Vengono decapitate, vengono trucidate 537 persone. Provate a contarle uno fino ad arrivare a 537. Noi abbiamo visto i libri mortuori, ci sono pagine e pagine, sono un intero registro è dedicato con il 12 maggio, con 537 persone. La cosa aberrante, un paese vicino ai suoi di Castellini, viene ucciso una donna di 74 anni, Maria Pele, bruciata viva in piazza. Questa è la libertà che avete, fratelli dei valori di cui parlava Raimondo. Ma c'è ancora un'altra cosa scandalosa, e riguarda l'abbazia di Casamare, un'altra perla della religiosità. Nell'abbazia di Casamare, quando arrivano i francesi, quando si sparge la voce, l'eco che i francesi stanno pure arrivando, la gran parte della monastica scappa, via, giustamente si mette in salvo. Rimangono soltanto pochi monaci perché per gestire l'ordinaria amministrazione. Ebbene, i giacobini entrano nel monastero, lo distruggono, si ubriacano e passano ad inveire contro i monaci. 5 monaci di Santa Vita vengono uccisi a sciabolate. E sapete perché vengono uccisi a sciabolate? Perché cercavano di prendere le sacre particole che i francesi avevano preso il ciborio, dal ciborio lapissi, e avevano sparso queste particole, le ostie, per terra e le calpestavano con i piedi. Allora i monaci, inorriditi, cercavano di prendere queste particole e di stringersi al petto. Sono stati uccisi 5 monaci, Santa Vita. Di questi 5 monaci, 3 erano francesi nazionalità. Perché scappavano alla bandiera, erano scappati alla bandiera. Perché quando cominciarono le persecuzioni contro religiosi in Francia, questi monaci erano scappati in Italia cercando di trovare rifugio. 3 si erano rifugiati a Casamare e ironia della sorte hanno trovato la morte proprio in mano di quei francesi da cui erano scappati. Per questi monaci è in corso. Ormai, anzi, è quasi concluso il processo di canonizzazione. Se voi andate a Casamari, trovate un altare sulla destra, appena entrato, un altare bianco, di marmo bianco, ci sono i nomi di questi monaci, dove sono sempre fiori, sono sempre firme, perché sono resi autori anche parecchi miracoli, e proprio questi miracoli, adesso la causa di canonizzazione è ormai giunta al suo
punto quasi finale. E la stessa cosa accade ai francesi che si ritirano dalla via Appia, sulla Liguria. A Bitturno, allora traendo, vengono uccisi dai gallo-polacchi, dal generale D'Ambrosio, vengono uccise 350 persone, la vigilia di Pasqua, Castelforte e altre stragi. Quindi, e mi avvio alla conclusione, è vero che la restaurazione borbonica è stata, come dire, hanno usato il pugno duro, hanno usato la scure, è altrettanto vero che si poteva usare un po' più di clemenza, come avrebbe consigliato un po' Cardinale Ruffo. È altrettanto vero, però, dall'altra parte sono stati dei misfatti delle arrabbie, di cui nessuno parla. Perché, signori miei, la storia di tutte queste persone è la storia di gente senza nome e senza volto. Solo chi, purtroppo, è appassionato di questo mestiere di ricerca storica e consuma gli occhi tra la polvere dei libri mortuori, è riuscito a dare un nome e un volto a questi poveretti che senza colpa alcuna si sono visti interrompere, hanno visto interrompere la loro esistenza terrena per mano di queste belve, come le definisce l'anonimo estensore della cronaca di Valpisciolo, per raccontare gli episodi accaduti a Casale. Quindi, signori miei, il 1799, da là abbiamo una repubblica sedicente che è durata 5-6 mesi, ma che non ha prodotto effetti, un po' perché la brevità del tempo, un po' perché era un esperimento spurio. Cioè, quando uno c'è un trapianto, quando si fa un trapianto, la cosa peggiore, la conseguenza peggiore che si potrebbe avere è il rigetto. Ebbene, lì c'è stato un rigetto, perché il tessuto dell'Italia, del sud Italia, l'Italia meridionale, non può essere, non poteva essere allora un'esperienza repubblicana. Non è stata neanche nel 1860 un'esperienza repubblicana, perché si è passata da una monarchia ad un'altra, non erano maturi i tempi, così come non erano maturi i tempi affinché le ragioni dell'ateismo trionfassero su quelle del cristianesimo. Ecco perché il cardinale Ruffo ha compiuto una grande impresa, perché si è saputo appellare ai valori veri della nostra gente, della nostra popolazione, della nostra terra. Quindi, di fronte a dei valori effimeri propugnati dalla sedicente Repubblica Napoletana, sono prevalsi i valori veri, che sono quelli nostri, sono gli stessi di cui oggi noi vantiamo di possedere. E non ci poteva essere partita. Ecco perché il cardinale Ruffo dovrebbe essere molto più che considerato, che non di quanto faccia la storiografia di gente. Concludo solo con una considerazione amara, ma che purtroppo l'ha fatta. In Vandea, io sono stato in Vandea forse 4-5 anni fa e mi sono fatto, anche perché mi era sempre un po' incuriosito questa vicenda di questa gente che si è fatta ammazzare per difetti soprattutto la religione. E beh, io sono stato in Vandea, ho fatto proprio il tour di tutte le più importanti città della Vandea e ho contato perlomeno 4-5 statue che erano dedicate agli eroi della Vandea, di quelli che hanno combattuto contro i rivoluzionari francesi. Voi sapete che la rivoluzione in Francia è considerata ancora un Moloch, no? Una cosa da inchinarsi. In Vandea ci sono le statue, per esempio, di La Roche-Jacqueline, che è stato uno dei vandeati, di quelli che ha perso, che è stato sconfitto, che è stato ucciso. Ebbene, lì, in quella popolazione, in quella regione, è stata eretta, sono state erette le statue a quelli che la storia sono stati sconfitti alla storia. È un po' come quello che succede in America, anche se le cose ultimamente stanno cambiando, che hanno indalzato le statue ai generali della Confederazione, che la guerra civile l'hanno persa. Ci sono stati milioni di morti in America, eppure la statua del generale lì è presente lì. Adesso Trump la vorrebbe levare, lasciamo perdere, perché poi tutte le epoche hanno... Era Obama. Obama pure Trump, non credo che le veda con grande... Vabbè, ma al di là di questo, però c'è, in Italia non c'è una statua dedicata al cardinale Ruffo, io oserei dire, non c'è neanche un vicolo, una strada. La prima statua, fra diavolo, è messa a noi. Quindi, la prima statua è stata messa a Iti, quanto tempo fa? L'8 settembre. Settembre. Ecco, signori miei, questi appuntamenti servono anche a questo, a risvegliare la coscienza,
a capire, a conoscere i risvolti della storia che purtroppo non per colpa nostra ma ci sono stati sempre un po' negati, e a cercare di capire quello che ci hanno fatto e quello soprattutto che noi possiamo fare per cercare di rinverdire la memoria dei nostri eroi, di quelli che hanno dato la vita per la patria, anche se la storia, come quando si andava alle scuole elementari, la maestra metteva la lavagna, da un lato metteva i buoni e dall'altro i cattivi. Non ci sono buoni e cattivi nella storia, non c'è una visione manichea della storia. Però se noi ci ostiniamo a considerare tutti i buoni quelli da una parte e tutti i cattivi quelli dall'altra, in primis in Borbone, forse lo andremo un granché avanti. Vi ringrazio per la cortesia e per E a questo punto il motore di Fra Diavolo ci sta tutto. Fuoco. Adesso facciamo un piccolo salto. Passiamo avanti di qualche anno. Passiamo al brigandaggio posto ordinario. I 60 anni. Io sono il brigante. Ma voi lo sapete chi sono i briganti? Come facete a sapere? Siete un giudice, siete un giudice, la carta. Ma la carta che vi hanno fatto trovare, su quello che era scritto, era la gente che noi ci avevamo battuto prima contro. Ma voi poi raccontare quello che è successo, a davvero. Io sono Domenico Fuoco, loro dicono che il brigante era tutta gente ignorante, era gente arretrata. Io ero un sergente degli eserciti. Gli eserciti, intanto, non erano poveracci. Io quando arrivo ai paesi miei, San Pietro, tutto quanto mi rispettava. Io ero una persona rispettata. Poi è finito tutto. Ancora me lo ricordo molto. Ottobre 1860. Mi hanno mandato ai paesi miei perché teneva trovato volontari. Ma era troppo tardi ormai. Era troppo tardi perché il resto stava aperto. Francesco II stava aperto. Se l'erano portata troppo tardi che se teneva da fermo. Agli paesi ormai erano capiti che stava aperto. Gli stavano tutti aiutati gli altri, quelli che stavano a vincere, soprattutto i signori dei paesi. I signori, quelli che erano fatti sempre tutto quello che gli pareva a esse, mo stavano a combattere per la libertà. Chissà che la libertà è una duella. La libertà, per fregare la terra alla povera gente. E chi se ci hanno mandato a buono? La mia terra, mo sono sé. E loro, se pensano di essere andati chissà chi, finché non arrivi però, finché non arrivi con la banda mia, perché poi basta una scoppettata alla campana, gli spariscono tutto quanto, come risulge quando dicono gli altri. Quindi, intanto però non facendo scappare a me, ma non arriva lì dal paese. E poi sono ricominciata tutta la storia, prima che la grancia, poche chiavone a sora, poche maccarone de conca, poche serraganda, e poi vanno a ricordare chi altro. E chi se lo ricorda? A un certo punto mi sono fatto la banda mia, 250 uomini, gli è cominciata la guerra. La guerra è guerra. E che ne sapete voi? La guerra può piacere solo a chi non l'ha fatta mai. La guerra è una riata perché ti si mangia l'arma. Comienzi, inizi a dove è finito. Vatti a ricordare tutto quello che è successo negli ultimi 10 anni. Ci volessero 10 anni per raccontare tutto quello che è successo. E certe cose manco me lo ricordo. Mo' una sera che sto qua, in cima a sta montagna, mo' che qua c'è finito tutto, mo' che la guerra mi si è mangiata